Grazie di averci invitato. Come Regione Lazio, prima di parlare della legge volevo fare una piccola premessa. La Regione ha un territorio non proprio vincolato, però di grande valore per l'80% della propria superficie, quindi stiamo parlando di un territorio complicatissimo, che va dal mare fino alle montagne, un territorio che ha molta parte agricola, un territorio pieno di problemi, come voi sapete, il recente terremoto che ha sconvolto un'intera provincia e una regione dove ci sono comuni che vanno da 100 abitanti fino alla capitale d'Italia. Quindi effettivamente è un territorio un pochino complesso. Di fronte a questa complessità, la Regione Lazio è scontrata con una legislazione corposissima della stessa regione. Nel 2013, quando questa amministrazione ha cominciato il suo percorso, c'erano più di 100 leggi che riguardavano l'urbanistica, il territorio, l'ambiente, l'agricoltura. In questo momento sono diminuite, non siamo riusciti ancora a fare un testo unico, però almeno del 50% le abbiamo ridotte e quindi già stiamo in una sorta di semplificazione in un percorso che ovviamente non è stato completato, ma che è iniziato. All'interno di questo percorso è stata fatta un anno fa la legge sulla rigenerazione urbana che prevede faccio un inciso, una legge che è molto invisa perché è troppo permissiva da una parte, una legge che invece non piace molto a un'altra parte perché dice che è troppo restrittiva. Quindi non lo so, forse potrebbe essere anche una via di mezzo, visto che un gruppo dice che è troppo permissiva e una restrittiva. Comunque, riguarda la rigenerazione urbana intesa come un sistema generale, quindi non solo edilizio specifico urbano, ma anche volta ad affrontare tutti quegli aspetti anche sociali, economici, eccetera. Tende ad agevolare soprattutto la disomogeneità dei tessuti che sono all'interno delle nostre cittadine, e non parlo solo di Roma, Roma è solo una parte importantissima, ma non è tutta la regione, ma soprattutto tende a limitare, se non azzerare, il consumo del suolo e a non essere applicata e quindi a tutelare completamente verso un aumento del consumo del suolo sulle aree agricole. La legge è basata sull'intenzione di aumentare tutta la dotazione di città pubblica, quindi incrementando le aree pubbliche e le opere pubbliche, razionalizzando il patrimonio edilizio esistente, e questo mi riaggancio anche alla casa che da marzo di quest'anno è diventato un'unica assessorata, un'unica direzione urbanistica, territorio, paesaggio e case, e quindi razionalizzare anche parte del patrimonio edilizio che la Regione Lazio, le ATER e i comuni hanno proprio riguardo alla casa, applicando anche la legge sulla rigenerazione urbana rispetto a questi edifici, quindi razionalizzare il patrimonio esistente e favorire il miglioramento della qualità ambientale ed architettonica del nostro territorio, soprattutto e anche attraverso la bioedilizia e tutte le misure sostenibili. Dove si applica questa legge? Come vi dicevo prima, in tutti i territori urbanizzati, non si applica nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità, nelle aree protette individuate dal PTPR e nelle zone omogenee agricole. PTPR che speriamo questa legislatura di approvare, ma che comunque è valido, quindi il piano adottato è in vigore, così come sono in vigore le misure di salvaguardia, l'approvazione può garantire la velocità per eventuali varianti, ma non per la tutela del territorio, perché attualmente il territorio è tutelato. E,
E l'altra cosa importante che vi dicevo non si applica nelle zone agricole, ma questo non significa che la Regione Lazio non ha pensato alle zone agricole. In precedenza è stata fatta una legge specifica sulla multidisciplinarietà e l'utilizzo e il recupero delle zone agricole. La legge incentra molto la propria attenzione sulla presenza e l'importanza dei comuni, delle amministrazioni comunali. Nella precedente tavola rotonda il sindaco lamentava, confermo, in Regione Lazio noi oltre ad avere diciamo una classe dirigenziale o di funzionari non proprio giovanissima, ma in realtà sono molto pochi, quindi confermo sicuramente la necessità di avere un personale qualificato e più giovane, ma soprattutto quantitativamente maggiore, ma l'importanza di collaborare, l'importanza di dare un ruolo centrale alle amministrazioni comunali per noi è fondamentale, perché sono loro che conoscono il territorio. Vi ripeto, siamo una regione che passiamo da un comune di 100 abitanti fino alla capitale d'Italia, quindi dall'alto pensare di conoscere tutto il territorio è una cosa che noi riteniamo arrogante, quindi è importante collaborare ed è importante che i comuni e le amministrazioni comunali riprendano il proprio ruolo nella valutazione e soprattutto dei progetti e nella valorizzazione del proprio territorio. Semplificare le procedure, ve lo dicevo già prima, abbiamo ridotto molte leggi, non siamo riusciti a fare il tasto unico, stiamo provvedendo ad affrontare una nuova sfida con una legge che è oggi in discussione proprio sulla semplificazione, legge che prevede velocizzazione di tutti i tempi dei procedimenti amministrativi, ma che porta a conclusione un percorso già attuato. Siamo una delle poche regioni che ha messo in piedi la cosiddetta, tra virgolette, supervia, cioè un'unica conferenza dei servizi che arriva addirittura al rilascio del permesso di costruire, se ovviamente viene richiesto l'utilizzo di questa procedura, e abbiamo i rappresentanti unici, ma soprattutto abbiamo determinato e dato dei tempi precisi nei procedimenti, che stiamo cercando ovviamente di affrontare, di portare avanti in maniera sempre più forte per garantire la certezza dei tempi nei programmi. La legge prevede interventi, diciamo, secondo tre grandi filoni attraverso i programmi di rigenerazione urbana che sono approvati dai comuni, che prevedono premialità, adesso non entro nel merito, però insomma da un minimo del 35% fino a un incremento ulteriore del 10% se ci sono delle particolari condizioni come il concorso di progettazione o per esempio la riduzione della superficie permeabile. Con una semplificazione anche qui nelle procedure di approvazione che già sono insite nella nostra legge regionale 36, un po' vecchia ma che è stata aggiornata, e quindi diciamo già c'è una forma di semplificazione con la previsione per alcune categorie specifiche dell'approvazione degli strumenti urbanistici in giunta e non in consiglio, quindi senza il doppio passaggio, o addirittura in alcuni specifici settori la possibilità di fare delle procedure direttamente ed esclusivamente amministrative. Ovviamente non sto parlando di varianti che sono di esclusiva competenza della parte soprattutto diciamo giunta e consiglio. Ambiti di riqualificazione e recupero edilizio che devono essere sempre qui l'intervento dei comuni deve essere fondamentale, perché sono loro che individuano gli ambiti territoriali, sia per gli ambiti di riqualificazione sia per gli interventi in generale. Ovviamente il comune può e ha facoltà nell'individuare questi ambiti sia di aumentare la possibilità di utilizzo della legge di rigenerazione, ma volendo ha anche la possibilità di ridurlo, cioè con molta chiarezza il comune
può decidere ambiti specifici dove non far applicare questa legge, perché ritiene che sono fondamentali a prescindere dai canoni generali che come legge regionale noi abbiamo dato. È molto incentrata sul cambio di destinazione d'uso, perché come vi dicevo prima nella nostra regione c'è molta promiscuità nelle funzioni che non sempre sono accettabili, ma soprattutto ci sono molte aree, superfici coperte destinate a una funzione che oggi non è più sfruttabile, quindi la possibilità dei cambi di destinazione e quindi dell'utilizzo del patrimonio esistente per noi è fondamentale. Poi ovviamente c'è la possibilità di fare l'attuazione di questa legge in maniera diretta, quindi con il privato cittadino che fa direttamente delle proposte, ma ovviamente queste proposte passano sempre attraverso le amministrazioni comunali. Gli incentivi perché vengono dati? Per il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico, una parte della legge ha un articolato specifico per le zone del cratere, perché lì abbiamo la necessità seria e vera di far ripartire la ricostruzione, che non è facile, sia per il pregresso ma anche e soprattutto per uno sviluppo coerente con le scelte delle singole amministrazioni e anche dei cittadini, quindi una parte è destinata proprio a loro, ma in generale per tutta la regione sia il miglioramento sismico che l'efficientamento energetico sono fondamentali. Vi dicevo, c'è la possibilità di attuare la legge anche attraverso interventi diretti che comunque passano per i comuni. Altra forma di semplificazione, l'utilizzo del permesso di costruire convenzionato con una semplificazione procedurale attraverso l'approvazione in giunta e alcune disposizioni per superare il famoso standard che è stato anche superare in senso negativo, cioè non utilizzarlo, per facilitare il famoso decreto ministeriale che pur essendo datato è comunque un punto di riferimento per la garanzia dei servizi. Ci sono poi altre specifiche norme riguardanti proprio aree particolari della Regione Lazio e soprattutto c'è la parte dove vengono modificate ma soprattutto abrogate una serie di normative che fondamentalmente potevano contrastare con l'applicazione. Due cose, grazie per l'attenzione, ma due cose fondamentali prima di chiudere sono che questa legge a distanza di un anno, anche se è stata una legge molto dibattuta e molto discussa sia con i comuni che anche con le associazioni interessate, è una legge che oggi non è riuscita ancora a decollare. E quindi ovviamente come Regione Lazio, oltre a fare una sorta di formazione, ci siamo anche chiesti il perché, per cui stiamo facendo dei tavoli per verificare le motivazioni per cui non è partita e quindi eventualmente modificare la legge, ma soprattutto l'importanza che la Regione Lazio dà alla possibilità di rigenerare il territorio attraverso azioni mirate e concrete è stata anche formalizzata con la creazione di un ufficio apposta che si occupa solo di questo e che è disponibile per fare il supporto sia ai comuni che informazione al cittadino. Vi ringrazio. Grazie.